Domanda al volo, a chi appartiene questo logo? Lo sapete, non lo sapete, appartiene a Vinfast, che altri non è se non la prima e per ora unica casa automobilistica vietnamita al mondo, che qui al Salone di Parigi del 2022 porta non una, non due, non tre, bensì quattro novità, tutte quante elettriche, tutte quante con uno stile da SUV, pronte ad arrivare anche in Europa, purtroppo però in Italia in un secondo momento. E adesso vi spiego tutto. E parto da lei, dalla Vinfast VF9, un SUV di grandi dimensioni e anche grande cattiveria. Vedete, qua c'è il classico motivo di Vinfast con appunto questo disegno con i due listelli orizzontali che poi dopo convergono e appunto incorporano il logo di Vinfast. C'è veramente tanta cattiveria, è un frontale molto importante, vedete, chiuso, perché tutti i modelli che sono qui presenti al Salone di Parigi sono esclusivamente elettrici. Guardate anche che bello, oltre anche chiaramente a essere funzionale, guardate anche questa grossa presa d'aria sul cofano che fa anche un po' muscle car, e purtroppo le portiere sono aperte per cui non si può apprezzare in toto la fiancata della Vinfast VF9, però guardate come sono molto nette le linee sia all'anteriore sia al posteriore, vanno giù praticamente in verticale rispetto al terreno, e poi il tetto corre orizzontale. Invece guardate anche gli sbalzi, soprattutto all'anteriore, come sono ridotti, e guardate anche che belli questi cerchi con, come avviene praticamente sempre sulle auto elettriche, un disegno aerodinamico per ottimizzare appunto la resa aerodinamica del SUV e così massimizzare l'autonomia. Vi faccio vedere anche gli interni, perché sono veramente uno spettacolo, con la mancanza di una strumentazione 100% digitale o qualsiasi tipo di strumentazione davanti al guidatore, perché le informazioni relative alla velocità e anche alla navigazione satellitare eccetera eccetera sono demandate a un grosso head up display che vedete, ed è grossissimo il monitor touch per il sistema di infotainment che vedete, serve per gestire praticamente qualsiasi aspetto, dai drive mode, eco, normal, sport, per la climatizzazione, raffreddamento, riscaldamento dei sedili e quant'altro, mentre il tunnel centrale è praticamente libero da qualsiasi tasto, ci sono giusto quelli per la trasmissione, il volume e poco altro, e c'è poi anche tanto spazio per stivare i nostri oggetti, e c'è anche una qualità costruttiva che mi sembra veramente molto buona, molto alta, c'è pelle praticamente ovunque, pannelli porta, sedili, tunnel centrale, plancia, ed è veramente fatta molto 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 bene. E vi faccio vedere qua, da qua, vediamo se riesco a spostarmi, anche i posti posteriori, perché la Vinfast VF9 è un SUV a 6 o 7 posti, si può decidere di avere una conformazione così, a 2 poltroncine separate in seconda fila e altrettante in terza fila, vedete qua ci ricorda poi appunto le molti modelli di marchi premium, appunto con questi posti posteriori separati con questo immenso bracciolo centrale, e poi vedete ci sono le bocchette dell'aerazione e anche un monitor touch per gestire sia il clima ma anche i media, musica e tanto altro. E poi dopo appunto vediamo se riusciamo ad aprire il bagagliaio. Sì, vi faccio vedere anche l'immenso spazio di carico quando si viaggia in 5. Adesso mi sposto, guardate anche qua una chicca che trovo sempre molto apprezzabile, con le tendine integrate nella portiera. La VF9 è a trazione integrale, con due motori da 407 cavalli in totale e un pacco batterie del quale ancora non si conoscono le specifiche, che però garantisce, secondo i dati dichiarati dalla casa, quasi 600 km di autonomia. E questa è la VF9. Qua c'è la sua versione a 5 posti, VF8, quindi
cambia la carrozzeria, vedete, sia nel frontale ha sempre gli stilemi Vinfast, ma è meno massiccio, chiaramente è sempre completamente chiuso perché elettrica, manca la grossa presa d'aria sul cofano e l'andamento del posteriore è nettamente più dolce, ricorda in qualche modo quello della Macan, appunto non è un andamento completamente da coupé per quanto riguarda il tetto, però comunque appunto è decisamente molto più dinamico, molto più dolce rispetto alla UF9. Gli interni sono invece identici, vedete appunto manca la strumentazione, l'head up display, l'immenso monitor per il sistema di infotainment e invece dietro abbiamo appunto solamente il classico divanetto e qua abbiamo, non c'è il monitor touch per gestire il climatizzatore, ma ci sono poi dopo invece due prese USB di tipo A e una di tipo C. Ma anche in questo caso i materiali, le finiture mi sembrano veramente di altissimo livello, pelle praticamente ovunque e anche mi pare proprio lavorata bene. In questo caso il pacco batterie è inferiore come potenza rispetto a quello della UF9, ma abbiamo anche in questo caso la trazione integrale e 407 cavalli totali. E questi sono i due modelli Vinfast disegnati da Pininfarina. Vi faccio vedere bene anche il posteriore, qua sulla UF8 e anche sulla UF9, faccio vedere appunto con la classica linea luminosa che unisce i due sottili gruppi ottici sulla UF9, sulla UF8 invece sono leggermente più grossi e appunto vedete la linea va a rastremarsi qua invece nella parte centrale e questo appunto per quanto riguarda il design firmato Pininfarina. Invece sempre però dall'Italia, da Design Torino, arrivano la VF7 e la VF6 che vedete lì in fondo, sono chiaramente anche loro elettrici e vedete come comunque anche l'aver affidato a due studi di design differenti i modelli riesce ad avere comunque un family feeling, chiaramente per quanto riguarda la presenza del logo. Adesso vi faccio vedere anche il frontale della VF7 che appunto ha la V di Vinfast qua, però appunto li differenzia molto perché qua per esempio i gruppi ottici chiaramente a LED sono completamente diversi e appunto percorrono praticamente tutta la larghezza del muso. Lo trovo molto bene, a me questo design minimal per gli esterni piace sempre tanto. Un design minimal che riprende quello di VF9 e VF8 anche all'interno, con, vedete, purtroppo non ci si può avvicinare più di tanto, ma vedete c'è il grosso monitor dell'infotainment senza strumentazione, c'è l'head up display, vedete il monitor è rivolto leggermente verso il guidatore. Anche in questo caso abbiamo cerchi con disegno aerodinamico e vedete come comunque la linea del tetto sia praticamente parallela al terreno, ma come poi sempre più spesso succede l'andamento invece delle cornici dei cristalli discende, per cui dà un aspetto maggiormente dinamico all'auto e anche un richiamo al mondo dei SUV coupé. E adesso qua invece c'è la VF6, la più piccola delle famiglie, un SUV, un crossover compatto, vedete, con delle protezioni in plastica che ci sono anche sulla VF7, che però qua sono in piano black e qua invece sono in plastica opaca. E vedete come invece appunto essendo disegnata da Studio Torino, i richiami stilistici fra i due modelli siano veramente molto forti. Anche qua c'è questo frontale illuminato dai gruppi ottici 100% LED e all'interno è presente sempre il
solito monitor touch per l'infotainment. E per ora non ci sono ancora date certe per la commercializzazione della lineup VinFast in Italia, perché i mercati di riferimento, ci spiegavano poco fa, sono quelli di Germania, Francia e Olanda, dove l'elettrico registra dei numeri ben più importanti rispetto all'Italia, e quindi appunto nel 2023 dalla VF6 alla VF9 verranno poi pian piano commercializzate in questi primi tre paesi, e poi dopo si arriverà anche in Italia in un secondo momento, non sappiamo ancora bene quando. Sappiamo che inizialmente tutte queste auto verranno prodotte nell'unica fabbrica VinFast, che è situata in Vietnam, ma che già prima della tanto criticata legge dell'amministrazione Biden negli Stati Uniti, che vuole gli incentivi per auto elettriche solo per modelli che abbiano un passaporto statunitense, beh, prima appunto di questo act, VinFast aveva già studiato i piani per aprire uno stabilimento negli Stati Uniti, e poi dopo in una fase 2 arriverà anche uno stabilimento dedicato alla produzione dei modelli in Europa e quindi per il mercato europeo. E voi che mi dite? Vi piacciono questi nuovi SUV con passaporto vietnamita ma con design 100% italiano? Chiaramente fatemelo sapere, come sempre, qua sotto nei commenti. Ciao! E invece no, niente ciao, perché dimenticavo, chiaramente i prezzi per l'Italia non sono ancora stati comunicati, visto che ancora bisogna capire quando verranno commercializzati questi modelli, ma sappiamo che nella filosofia di VinFast c'è una garanzia di 10 anni per ciascuno dei modelli che produce, quindi veramente tantissimi, praticamente un record o 200.000 chilometri. E poi il prezzo di listino può essere abbattuto togliendo il costo delle batterie, che poi possono essere prese a noleggio, quindi appunto il prezzo d'acquisto iniziale si può veramente far calare di molto, perché sappiamo come sulle auto elettriche il prezzo delle batterie sia quello che influisce maggiormente poi dopo sul costo totale dell'auto, e poi pagare una rata fissa mensile per avere appunto le batterie, e quindi però appunto almeno il costo iniziale riuscire ad averlo il più basso possibile. E adesso è veramente ciao.